Questo qua ovviamente lo buttiamo per terra. Perfetto. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Angio. Oggi siamo qua in questo nuovissimo unboxing. Una cosa che non ho mai portato, ma mi piacerà portare sul canale. Allora ragazzi, oggi recensiremo uno scatolo. Ok, no, recensiremo una tastiera che mi è arrivata da pochissimo e cominciamo ad aprirla. Ovviamente non lo so coltelli, ma lo so righelli perché sono un genio. Lo scatolo, mi trovo la Bibbia qua davanti, perfetto. E mi hanno inviato la carta. Cioè ragazzi, come trollare un cliente Steam? Mandate carta. Perfetto. Ancora più carta e la buttiamo per terra perché non possiamo. E qua abbiamo la cosa più bella di tutti ragazzi. Credo che sia la tastiera. Sì. Ora, questo qua ovviamente lo buttiamo per terra. Perfetto. Adesso apriamo. Una volta aperto lo scatolo avremo la nostra keyboard bella. Allora ragazzi, come possiamo... Tu non mi servi. Abbiamo il tappetino più bello del mondo che, oddio, è pesantissimo. Minchia. E lo mettiamo qua. Poi abbiamo... Abbiamo questo scatolo più bello che lo buttiamo sempre per terra perché non possiamo. E abbiamo il mouse. Bellissimo ragazzi, è veramente stupendo. Dopo lo proveremo in azione. Come potete vedere è un mouse da gaming. Non me l'aspettavo. Qua ci sta il DPI e qua abbiamo la rotellina come in tutti i mouse del mondo. Wow. E i due tasti. Poi ci sono anche le macros. Poi adesso andremo a vedere il bollettino. Arriva la parte più bella. Ovviamente mi mandano le istruzioni cinesi perché va fa culo. Ok, abbiamo questi qua che io adesso la impianzeremo nel nostro computer e la vedremo in azione. Allora direi subito di, allora prima di tutto controllare se c'è qualcosa qua dentro. Come al solito le buste le buttiamo per terra, pure lo scatolo. Ho rotto tutto. Ok, ora prendiamo la tastiera e il mouse e lo attaccheremo al mio PC più bello di bello più bello. Tu puoi vedere, ci sono diversi colori, adesso è il più bello, il rosa, e poi abbiamo il rosso, poi abbiamo il rosa e poi il blu. Il bello. Ok, basta, se non lo rompo. E qua invece abbiamo la nostra tastiera. Allora, per cambiare il colore ovviamente dobbiamo fare SL più questo. Possiamo cambiare in diversi tipi di colore. Ci sarà il blu, il rosa che è più bello e il rosso. Il rosso è pure molto bello, guardate come è figo. Guarda quanto è fiero. Finalmente quando dovrò registrare non avrò bisogno neanche della luce, visto che in effetti si vede tutto. Guardate che fiera, una zona. Ok, come potete vedere mi sa che si illumina pure il coso qua. Vediamo. Ecco, vi avvisa quando c'è il caps oppure quando si usa un tasto. Ad esempio se usi i numerici dovrebbe illuminarsi questo, però non lo so usare perché sono troppo un genio. Ha il layout americano ma non vedo nessuna differenza rispetto al mio che avevo prima, anzi è molto volte, 100 volte più comodo, è una semi meccanica, non è proprio meccanica, però sti cazzi mi piace un casino, quindi forte sega. Potrebbe essere buggato il computer forse. PC, perché mi fai questo? Che cazzo è successo? No, funziona più cazzo. Ok raga, come rompere un computer in 3 secondi. Mentre questo computerino di merda si riavvia. Comunque ragazzi, volevo avvisare, guarda che bellezza. Guardate, il colore più bello ragazzi per me è questo qui. Che lo metterò se ci riesco. Se premo magari il tasto giusto. E fendi più SL. Qua si può regolare la luminosità. Potete vedere, cambia. Se è così e così. Guarda che bello. Può anche essere l'auto switch che cambia automaticamente di colore. Oppure può essere impostata così. Che non so cosa faccia, però sembra un albero di Natale. Ok. Comunque ragazzi, questo unboxing è finito qua. È un po' strano, oddio. È bellissima questa tastiera, proprio è fierissima, la più fiera che abbia mai visto. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Yay!